Ciao a tutti! Come ben sapete, da qualche settimana sono in vendita sullo shop di armonieitaliane.it i box di farina e semole. Abbiamo pensato di realizzare questi video per mostrarvi il contenuto dei box e darvi delle indicazioni di utilizzo sulle varie referenze. Procediamo quindi all'apertura. Mi raccomando, con una certa cautela, e vado a mostrarvi il contenuto. Allora, abbiamo due pacchetti di farina 00, un pacchetto di farina per dolci, due pacchetti di farina per pizza, farina Manitoba, semola rimacinata, farina tipo 2, lievito secco istantaneo. Farina 00. Farina 00 che trovate su tutti gli scaffali della grande distribuzione che ogni produttore fa. Questa è la farina per tutti gli usi casalinghi. Quindi una farina che è praticamente idonea a qualsiasi ricetta che preveda farina e che non abbia ulteriori indicazioni. Quindi la potete utilizzare per farci dolci, biscotti, torte, muffin di qualsiasi genere, potete utilizzarla per fare pane, pizza e focacce a breve lievitazione, potete utilizzarla per farci pasta fresca, potete anche utilizzarla per addensare creme, per esempio crema pasticcera o besciamella. Farina 00 per dolci. È sempre una farina 00, ma è differente rispetto alla farina 00 che vi ho mostrato poc'anzi perché ha un tenore di glutine più basso, quindi ha meno glutine, ha meno proteine ed è particolarmente indicata per quei dolci che devono rimanere friabili o soffici. Mi viene da pensare certamente ai biscotti, alle paste frolle o alle torte. Non è indicata per i dolci lievitati. Dopo vi spiegherò che invece per i dolci lievitati va utilizzata la Manitoba o la Manitoba tagliata con altre farine di questo tipo. Passiamo alla farina per pizza. La farina per pizza è anch'essa una 00 ed è differente rispetto agli altri due perché lei in questo caso è più forte, quindi ha un tenore di glutine più alto, ha più proteine ed è particolarmente indicata per pane, pizza e focacce con lievitazioni più lunghe. Il tenore di glutine più alto mi dà una maglia glutinica più elastica che è in grado anche di sopportare un'idratazione maggiore, quindi ci possiamo permettere anche di fare impasti particolarmente idratati al 70-80% di acqua e soprattutto sopporta bene le fermentazioni un po' più lunghe. La Manitoba poi è la più forte di tutte queste farine ed è la farina che tutti quanti conoscete perché è particolarmente ricca di glutine. Questa farina va utilizzata soprattutto in lavorazioni che prevedono o fermentazioni molto lunghe oppure ricettazioni che prevedono un alto tenore di grassi, zuccheri. Mi viene da pensare subito chiaramente alla pasticceria. Pensate un po' al babà, pensate alle brioche. Sono sicuramente lavorazioni che stressano molto di più la pasta, che prevedono dei carichi che gravano sulla struttura che poi alla fine è composta dal glutine, quindi abbiamo bisogno di un glutine molto forte ed elastico. La Manitoba chiaramente potete utilizzarla anche per rinforzare le farine che vi ho mostrato prima, per eventuali tipologie di lavorazione che prevedono non una farina così tanto forte ma nemmeno una farina così tanto debole. Quindi nel caso in cui in dispensa non abbiate tutto questo range di farine o magari abbiate soltanto la 00 e la Manitoba, tagliando e facendo delle miscele tra Manitoba e 00 ma anche 00 per pizza o dolci, potete riuscire ad ottenere la farina che vi serve per la lavorazione prevista. Preferisco prima parlarvi della tipo 2, così rimaniamo in ambito grano tenero. La tipo 2 è sempre una farina di grano tenero ed è una farina, per intenderci, meno setacciata rispetto alla 00 e la 0 di cui vi ho parlato poc'anzi. La tipo 2 è il passaggio subito dopo l'integrale. Voi sapete che il mulino, durante la macinazione, avviene la setacciatura della farina. I chicchi di grano vengono macinati e ci sono dei sistemi di setacciatura che ci permettono di arrivare fino al cuore del chicco per ottenere la 00 oppure di prendere anche le parti esterne e quindi tendere all'integrale. In Italia le farine vengono classificate a partire dall'integrale per grado di abburattamento, quindi grado di setacciatura, da integrale poi a tipo 2,
tipo 1, 0 e 00, che poi è la farina più setacciata di tutte. La tipo 2, come vi ho spiegato e appena spiegato, è subito dopo l'integrale, quindi c'è un passaggio di setacciatura, dopodiché si ottiene la tipo 2. Noterete, aprendo il pacco, che è una farina che presenta una buona componente cruscale. Non è in quantità tipiche come nell'integrale, ma è comunque ricca di crusca, tant'è vero che viene quasi chiamata in gergo semi-integrale. Con questa farina potete fare tutto quello che vi ho detto prima, chiaramente dandogli un'accezione di rusticità, perché la presenza di crusca tenderà a darvi un pane certamente gustoso, con un ottimo sapore di grano, ma magari non vi verrà così violato o così voluminoso come magari potrà venire un pane ottenuto da una 0 o da una 00. Però sicuramente ci guadagnerete in gusto. Semola rimacinata. La semola rimacinata è uno sfarinato di grano duro, diversamente da tutte le altre che sono sfarinati di grano tenero. Il grano duro, voi sapete, viene utilizzato molto, soprattutto al sud Italia, per la realizzazione di pane. La semola rimacinata infatti nasce soprattutto per l'utilizzo in panificazione, perché come sapete bene, per la pasta viene utilizzato un altro sfarinato di grano duro, che è la semola. La differenza tra la semola, che in questo momento non abbiamo, e la semola rimacinata sta nella granulometria, quindi nella finezza della farina. Per intenderci, quindi, la semola rimacinata non è altro che una semola molto fine, e questa finezza ne facilita l'uso in panificazione. Vorrei sottolineare chiaramente il fatto che con una semola rimacinata non fate soltanto pane, potete fare anche pasta, potete anche tirarvi una sfoglia all'uovo, ma potete anche utilizzarla nei dolci, potete utilizzarla per esempio nei biscotti, potete utilizzarla anche nelle torte e dare a questi dolci un gusto più marcato di grano. Infine, veniamo al lievito secco istantaneo, su cui dirò qualche parola in più, perché in questi giorni ci sono state tante domande su questo prodotto. Partiamo dal fatto che il lievito secco istantaneo è lievito di birra secco istantaneo. Per intenderci, quello che trovate all'interno di questo pacco non è altro che il parente strettissimo, anzi la stessa cosa che trovate nel banco frigo al supermercato, con la differenza che quello che trovate qui dentro è disidratato, mentre nel cubetto di lievito di birra che trovate nel supermercato ci sono cellule che hanno ancora all'interno l'acqua, qui in questo caso invece sono disidratate. Qual è la differenza? Esclusivamente la conservazione. Mentre il cubetto di lievito di birra fresco ha una limitata vitalità alla data di scadenza, chiaramente, in questo caso abbiamo un periodo di scadenza molto più lungo e una conservabilità molto più lunga. La dicitura istantaneo non vi deve far pensare che questo lievito funga come il lievito per torte, che invece è un lievito chimico. È un lievito che va messo all'interno della ricetta, che non prevede un tempo di lievitazione fuori dal forno, ma lievita, passatemi il termine, nel forno. La differenza è sostanziale, perché il lievito di birra deve fermentare per produrre l'anidride carbonica che fa lievitare l'impasto, mentre il lievito chimico per dolci, che in questo momento non abbiamo, produce l'anidride carbonica per una reazione chimica che avviene durante la cottura del dolce. Perché allora viene chiamato istantaneo? Perché in commercio c'è un'altra tipologia di lievito secco che invece è da attivare, cioè da sciogliere in acqua calda per un periodo di tempo prima di inserirlo all'interno dell'impasto. Il lievito secco istantaneo invece potete direttamente miscelarlo con la farina e lavorarlo con tutto il resto degli ingredienti della ricetta, non necessita di attivazione. Qual è l'altra differenza? È che in questo prodotto, non essendoci l'acqua, diversamente dal cubetto di lievito di birra fresco che trovate nel banco frigo del supermercato, va dosato diversamente. Quindi in questo caso dobbiamo dividere per 3 la dose di lievito di birra normalmente utilizzata. Quindi se normalmente utilizziamo un cubetto di lievito di birra fresco che pesa 25 grammi, in questo caso ne doseremo 7-8 grammi. Che cosa ne fate di tutto il resto che rimane nella scatola? L'accortezza principale che dovete avere è che, essendo un organismo vivo e vitale, va conservato benissimo, con molta cura, cioè limitandone il contatto con l'aria e l'umidità. Quindi il consiglio che vi do è, subito dopo l'apertura, chiudelo il più possibile ermeticamente, riducendo l'aria all'interno del pacco, quindi cercando di mettere la molletta, per esempio, il più vicino possibile al contenuto del pacco, oppure potete dividerlo in tante bustine piccoline e magari congelarlo. Con questo finito, vi saluto e vi rimando al prossimo video, dove faremo l'unboxing invece del box farine e semole speciali. Ciao a tutti!